Il corpo umano è spesso stato il soggetto della fotografia d'arte. Quest'ultima ha mutuato il linguaggio della pittura e usato la luce per definire forme e volumi, ma soprattutto ha sperimentato nuovi percorsi espressivi per restituire più interpretazioni del corpo. Le foto di nudo sono meno databili di un ritratto in cui i modelli indossano abiti riconducibili a un'epoca. Inoltre, la pelle ha un'estetica che difficilmente altre superfici possono eguagliare. È una tela bianca su cui il fotografo può idealmente dipingere le proprie idee. È essenziale scegliere accuratamente il tipo di illuminazione che si vuole usare per il nudo. Questa scelta influenzerà direttamente il tono e lo stile della foto. Per ricreare atmosfere drammatiche con neri profondi e contrasti elevati, l'ideale è sfruttare un ambiente buio e posizionare un illuminatore lateralmente rispetto al soggetto. La luce continua genera dominanti calde particolarmente indicate per questo tipo di scatto. Anche un flash può rivelarsi adatto, a patto di bilanciare i bianchi in modo che l'immagine sia leggermente virata sui toni caldi. Se la vostra macchina lo permette, per il bilanciamento basatevi sui gradi Kelvin. In alternativa, personalizzate il bilanciamento e inquadrate un cartoncino azzurrino. Questo sposterà il punto di bianco di tutta l'immagine. Se preferite un effetto sognante, illuminate il set con luci morbide e diffuse, sovraesponendo leggermente la scena. Provate anche a scattare applicando una calza di nylon all'obiettivo per aumentare ulteriormente l'effetto flu. Se state cercando una resa quasi grafica e astratta, potrebbe essere utile sfruttare un flash anulare che illumini la scena da una direzione perfettamente in asse con l'obiettivo, annullando le ombre e appiattendo l'immagine. La resa è diversa da quella ottenuta scattando con un flash montato sulla macchina fotografica. Per quanto minima, la differenza di asse tra l'obiettivo e il lampeggiatore crea ombre nette e poco gradevoli. Le ombre create dal flash anulare invece sono caratteristiche, soprattutto se il soggetto si trova sufficientemente vicino a una superficie su cui proiettarle. Si crea attorno al soggetto stesso una sorta di alone molto particolare. La scelta dell'illuminazione varia anche in base al soggetto da fotografare. Modelli giovani con un incarnato uniforme e illuminati da una luce dura laterale restituiscono un risultato difficilmente emulabile con soggetti che presentano qualche imperfezione. Anche la texture di una pelle segnata dal tempo può rivelarsi molto interessante ai fini della ricerca fotografica. Una luce frontale diffusa, ad esempio, attenuerebbe queste caratteristiche.
Ricordatevi che potete modificare la qualità della luce usando pannelli riflettenti e diffusori e che qualsiasi oggetto posto tra la fonte luminosa e il soggetto proietterà un'ombra che permetterà di ottenere risultati interessanti. Provate ad esempio a creare giochi di luce sul corpo mettendo un pizzo davanti al lampeggiatore che illumina il soggetto, oppure sfruttando le lame di luce che filtrano dalle veneziane. Sfruttate i fondali se li avete, oppure posizionate un oggetto, ad esempio una griglia, davanti all'illuminatore orientato sul fondo per proiettare le ombre sulla parete bianca. Per ottenere fondi colorati, direzionate sul fondo una fonte luminosa con una temperatura colore diversa da quella che illumina il soggetto. La luce bianca sembrerà azzurra se avrete bilanciato l'immagine per lampade a incandescenza. Potete colorare la luce anche usando gelatine o pannelli colorati su cui farla rimbalzare. Giocate con le cromie. Incrociate luci con toni caldi e luci con toni freddi per creare atmosfere surreali e futuristiche. Più tenue sarà l'effetto e meno databile risulterà l'immagine. Sperimentate schemi di illuminazione eccentrici. Prendetevi il tempo necessario per modificare il set fino a trovare quello adatto allo scatto che avete in mente. Fate queste prove sfruttando una costruzione del set che permetta al soggetto di mantenere a lungo la posa. Sperimentare fino a trovare la luce più adatta è la chiave per scattare foto d'impatto.